Ciao a tutte ragazze e benvenute in questo nuovo video. Oggi vi mostrerò gli acquisti fatti nel sito di Passione Unghie. Ho preso un po' di cosine. Innanzitutto volevo scusarmi per la mia assenza, ma per vari problemi non ho potuto registrare nessun video. Spero che questo video vi piaccia. Come al solito, se avete qualche domanda da fare, qualche richiesta, potete scrivervi qui giù nei commenti. E nulla, vi lascio al video. Un bacio. Allora, come prima cosa iniziamo dai costruttori. Ho fatto un po' di scorta. Ho preso Infinity, che è un costruttore monofasico che sicuramente conoscerete già, ma ve lo faccio vedere. Oddio. Ha questo colore bellissimo, ma ovviamente quando lo andiamo ad applicare risulta super trasparente. Io lo adoro, è leggermente denso, quindi ha una media viscosità. Poi ho preso il Pinky Builder, che non lo uso più tantissimo come prima, però a parte che il 50 ml non ce n'era più, quindi ho preso questo piccolino. In caso, se poi volete, vi faccio un video recensione di tutti i costruttori. Poi ho preso il Maximum, che è sempre un costruttore monofasico, invece il Pinky Builder è trifasico. Questo anche super trasparente, ma anche lui ha una media viscosità. Ok, oddio, non alite con questi nuovi barattoli. Poi ho preso Cover Glitter Pink. Io ho già il Cover Glitter Pink Natural, che è molto più bello. Questo, da come potete vedere, è molto più un rosa finto. Spero riuscite a vederlo. Sì. Vi prendo l'altro così vi faccio vedere proprio la differenza del Cover Glitter Natural. Io lo uso tantissimo, le mie clienti lo adorano, sia in gel che in acrygel. Come potete vedere, questo è molto più naturale, non so se c'è tutta un'altra cosa. Infatti secondo me non so se lo userò tantissimo rispetto all'altro, magari steso un po' monocolore, ma non credo, però magari per quell'effetto naturale, che diciamo naturale. Poi giustamente è sempre da provare, perché nei barattoli è una cosa, poi steso è tutta un'altra cosa. Ok, poi ho preso l'acrygel, che era in offerta. Ho preso il Cover Baby Boomer, andiamo ad aprire. Vedere un po' la colorazione. Come potete vedere, è un mix tra rosa latte e bianco latte. Ops, scusate, non so se riuscite a vedere bene, ma è appunto un rosa baby boomer. È molto naturale, è bello. Poi magari farò un piccolo video dove vi mostrerò la colorazione, magari faremo una piccola ricostruzione, però è molto bello, mi piace. Poi cosa ho preso? Vabbè, poi mi sono fatto mandare dei tappi, perché come ben sapete tutte, questi nuovi barattolini si rompono tutti, anche se io lo chiudo veramente pianissimo, cioè si rompono veramente subito, ed è un peccato. Nei barattoli vecchi questo non succedeva, infatti come potete vedere qua, cioè lo chiudo veramente pianissimo. Poi ho preso la base Blooming, che ancora non avevo preso perché l'avevo di un'altra azienda,
E quindi l'ho presa, era in offerta, la voglio provare, vediamo, perché comunque molte persone si trovano bene. Poi ho ripreso la HD White Fiber Base, che mi sono trovata veramente benissimo, veramente veramente benissimo. Era in offerta e l'ho presa come scorta. Allora, ho aperto la base, ve la faccio vedere. Ok. La sua densità è alta, però, se potete vedere appunto all'interno alle fibre, è un bianco lattiginoso più forte, forte rispetto ad altri. Cioè, quando la cliente mi viene e mi chiede appunto che vuole un semipermanente bianco latte, io direttamente vado con la base sigillante e via. E viene un effetto veramente bellissimo. Poi ho preso l'HD Baby Boomer Base, il formato da 50 ml, che io la utilizzo anche come base prima di un refill, una ricostruzione. Anche del semipermanente, ovviamente la utilizzo. Questa colorazione, non so se si vede bene, ci sono delle goccioline, ma vabbè. È un rosa lattiginoso, non so se riuscite a vederlo, ma si vede bene. Che è meraviglioso. Sulle unghiette dà un effetto veramente naturale, bello. Non è... Qua sembra un rosa finto, vediamo se ve lo posso. La sua densità è molto molto liquida, come potete vedere è liquidissima rispetto alle altre, cioè rispetto a quella in bottiglietta. Poi non lo so perché io è la prima volta che prendo questo barattolo, che è quello in vetro, che è molto più comodo sinceramente. I tappetti sono anche più robusti, quindi non si rompono, poi staremo a vedere. Una colorazione veramente bella. Io diciamo che prima prendevo quello nelle boccette, quindi mi trovo bene, ma anche con questo spero di trovarmi bene. È anche più comodo secondo me, comunque. Dicevo, poi ho preso le lime, che io mi trovo da Dio con queste di qui, che sono quelle che si cambiano. Grana 100 e grana 150. Quando non trovo le 180, prendo anche le 150, mi vanno bene, mi trovo bene e appunto sono molto comode e io le prendo spesso. Poi ho voluto provare anche i buffer, vediamo come sono. Questi sono quelli con la grana da 100, vedremo, che sicuramente avrò sbagliato, ma vabbè, non fateci caso, io sono così. Niente, proveremo, tanto dico, finiranno. Poi ho preso un bel po' di foil, sì. Vi faccio vedere, erano anche in offerta, qualcuno sì, qualcuno è nuovo invece, non so se riuscite a vedere bene. Questo è una sorta di oro rosa, molto bello, non si vede benissimo, ma vabbè. Questo invece è tipo un olografico madreperla, boh. Non so se riuscite a vedere il riflesso. Sì, si vede. No, scusate, questo è oro rosa, invece il primo è champagne, ma non si vede benissimo, però potete vedere la differenza sicuramente. Poi ho preso questo qui con dei piccoli ghirigori, che mi è piaciuto perché è molto elegante. Quindi boh, proveremo, perché io diciamo che ho fatto sempre tutto a mano, quindi sono un po' litigata con queste cosine, però è molto bello. Diciamo che io li utilizzo tantissimo per fare quell'effetto matte con sotto qualche piccolo accenno di foil, è molto bello. Poi in caso facciamo qualche tip. Poi ho preso questo viola qui, che è molto bello. Poi ho preso questo verde. Non mi dite che cosa ne farai, ma io compro sempre tutto, sono una vergogna. Poi ho preso questo blu, che è molto bello, mi piace. Poi
un bel rosso che ci prepariamo per dicembre. Poi ho preso un fucsia che praticamente questo è proprio quello passione, non so se voi avete questo colore, ma è proprio fucsia passione unghie, è lui. Ah, questo è quello nuovo. Ah, qua c'è un altro viola che, come potete vedere, è leggermente più scuro, uno più chiaro e uno più scuro, bello. E poi c'è questo nuovo che, quando l'ho visto, mi è piaciuto, quindi ho detto lo prendo, proviamo, belli. E questi sono tutti i miei fusilli, ne ho altri conservati ovviamente. Andiamo ai colorini. Allora, era in offerta l'SP 158, io li ho già stesi, adesso li faccio vedere. Questo è J'adore, bellissimo. Allora, un colore che ha una densità proprio altissima, però è bellissimo, come potete vedere. Non so se riuscite a vederlo bene, però adesso ve lo faccio vedere. Poi ho preso questi quattro, che se non sbaglio erano anche in offerta, perché i colori ne ho veramente tanti. Ah, ecco qui, mi sono dimenticata a scrivere il nome, vabbè. Ho preso F100, che è Mama, che adesso ve lo faccio vedere, però intanto è lui. Non so se riuscite, è un rosa molto carino, qua sembra più scuro però leggermente. Qui poi ho preso Milk, l'F86, che è un bianco sporco, è bellissimo, un bianco latte, ma non si vede assolutamente come immaginavo. Vediamo se riusciamo così. Non è un bianco proprio bianco matto, ma è un bianco tipo cappuccino, bellissimo, un bianco latte, meraviglioso. Poi ho preso C140 Zenzero, colori strani ma belli, che non tutte le clienti ovviamente metteranno, oddio. Non so se riuscite a vederlo bene, ma si vede bene. È proprio un pizzico più scuro, però vi posso dire che si usa tantissimo, quindi ho detto vabbè, lo prendo anche per fare qualche nail art. Comunque, dopo ho preso Revenge Red, che è il mio amore, anche quello delle mie clienti, che è Fast 05. Lo faccio vedere. Oggi mi sa che ho un piccolo problemino con i tappetti, ma va bene così, poi puliamo tutto. Allora, è un rosso né troppo scuro né troppo chiaro, una via di mezzo, bellissimo. Ecco, si vede perfetto, meraviglioso. Ragazze, credetemi, proprio dovete avere un rosso così, è meraviglioso. Allora, qua ci sono i colorini stesi, ovviamente quelli nuovi, perché già Revenge Red io ce l'ho, non so se si vede bene. Questo è Milk, che ovviamente sembra sempre bianchissimo. Questo è J'adore, che è l'SP158, vedete, i micro glitter all'interno, meravigliosi. Zenzero e Mama, meraviglioso. Poi ho preso queste pitturine qui, che sono i paint, ne ho presi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vi ho messo delle piccole quantità di colore per farveli vedere, si vedono benissimo. Abbiamo un verde fluo, accanto un verde più scuro, un verde albero, verde foglia, un celestino che somiglia al colore di passione Lost, un lilla, un blu, un rosa, un bordeaux e un rosso arancio fluo. Io li utilizzo per appunto la nail art, che si possono utilizzare solo per la nail art queste, e ne ho provato già qualcuno, mi sono trovata bene, quindi siccome li ho visti in offerta ho detto vabbè, li prendo, vediamo magari se gli altri colori sono buoni anche come gli altri, come quelle che comunque ho già provato, sempre di passione. Ah, mi ero dimenticata l'omaggino, grazie sempre a passione unghie. Vediamo. Che bello. Vediamo.
si vede. Bellissimo. Che mi sa che io qualcuno ce l'ho nella mia collezione di glitter. Eccola qui. Tutti i miei glitter, se dopo volete, infatti sicuramente ci sarà, però devo vedere se è uguale, vedremo. Quando volete vi faccio vedere tutta la mia collezione di glitter, colori, meravigliosi. Nulla ragazzi, noi abbiamo terminato, spero che il mio video vi sia piaciuto. Come sempre, se avete qualche domanda da farmi o qualche richiesta, potete scrivermelo giù nei commenti. Poi vi scriverò tutti i numeretti dei colorini, magari dei paint, i nomi, così se vi servono avete tutto scritto giù nell'info box. Nulla ragazze, vi mando un grande bacione e noi ci vediamo alla prossima, ciao!